Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Parliamo della differenza tra melodia e armonia, perché non sempre questa cosa è molto chiara. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, è molto semplice in realtà questa differenza. La melodia è un insieme di note suonate una dopo l'altra, cioè una per volta nel tempo, mentre l'armonia è un insieme di note suonate contemporaneamente, che tra di loro creano un'armonizzazione, diciamo degli accordi, per semplificare. Quindi, ad esempio, la melodia può essere questa. Canzone dei Coldplay, Trouble, mentre se vogliamo anche accompagnarla armonicamente, mettiamo, diciamo, gli accordi. Ok? E questa è l'armonia anche di questa canzone, che ha questa melodia che è ta-ra-ra-ra-ra. E poi c'è la canzone. La melodia è affidata ovviamente alla voce, che è uno strumento melodico perché può cantare una nota per volta, mentre gli strumenti armonici sono tipo il pianoforte, la chitarra, perché può fare gli accordi, l'armonica, la fisarmonica, questi sono tutti strumenti, l'organo, che sono strumenti armonici, mentre i fiati, ad esempio la tromba, il sassofono, sono strumenti che si chiamano melodici proprio perché possono suonare solo una melodia. Questa è la differenza, quindi se qualcuno mi dice mi piace la melodia di quella canzone, significa che piace il tema, quindi la linea melodica, mentre se uno dice mi piace l'armonia, vuol dire che gli piace proprio l'arrangiamento, gli accordi come sono stati concepiti, ok? Bene, questo è tutto, e tu lo sapevi qual era la differenza tra melodia e armonia? Fammelo sapere nei commenti. Ciao ciao!